Rimane inalterata nello spirito l'Alpago Sky Super 3, che è quello di onorare la memoria di Maudy De Marc, Andrea Zanon e David Cecchin, i tre ragazzi del soccorso alpino che persero la vita nell'estate del 2012 sul Monte Cridola. Quella di quest'anno sarà una competizione leggermente modificata per adattarsi alle disposizioni anti-Covid. Il via domenica 9 agosto sempre dal paese di Lamosano, in comune di Chies d'Alpago. È un'edizione un po' diversa, non poteva essere che così, vista l'emergenza che c'è stata. Noi ci abbiamo creduto comunque, abbiamo detto la facciamo. Prima cosa abbiamo cambiato un po' la data, dal 10 siamo passati al 9 per dare la domenica la possibilità sia ai partecipanti ma soprattutto a tutti i volontari di esserci, dato che pensavamo che poi con le ferie ci sarebbero stati problemi perché le aziende avrebbero ripreso alla grande e un po' così è. E quindi la prima cosa era il cambiamento della data, che è il 9, domenica 9 agosto. Dopodiché i percorsi rimangono uguali, facciamo i due percorsi, quello lungo da 20 km con quasi 2000 metri di dislivello in salita, che ha l'unica variante rispetto agli altri anni è l'arrivo, che è posto a Lamosano per evitare i trasporti, mentre per la Mini Sky 3, quella corta da 10 km, 10 km e 600 metri di dislivello, che comunque non sono pochi, la situazione non cambia, si fa come gli altri anni, partenza appunto a Lamosano e arriva a Lamosano. Avevamo preventivato 250 posti per la manifestazione, per la gara lunga, e siamo attorno ai 170-180 iscritti, quindi abbiamo ancora una cinquantina di posti. Dopodiché invece per la gara corta abbiamo predisposto 200 posti e credo che se non siamo arrivati ai 200 manca veramente poco, quindi basta dare un'occhiata al sito www.dolomitischialp.com per vedere la situazione reale dell'aggiornamento degli iscritti.